All'Università di Salerno, Bianca Berlinguer, direttore del TG3, incontra i giovani della scuola di giornalismo. Presenti anche il rettore Pasquino, il direttore Biagio Agnes e il professor Annibale Elia. È fondamentale capire che per fare un buon giornalismo televisivo bisogna lavorare moltissimo sull'immagine. È il video a guidare il senso del servizio televisivo, che va costruito con preciso riferimento alle immagini. Molte le domande degli studenti su tutti gli aspetti della professione giornalistica, a cominciare dal tema sempre attuale dell'obiettività. Leviamoci dalla mente l'idea che io sono obiettiva, perché nessuno di noi potrà mai essere obiettivo, inteso appunto, si cerca naturalmente di essere corretti, che è cosa diversa dall'obiettività. Opinioni, regole, consigli. Bianca Berlinguer parla anche di come affrontare una professione così complessa e multiforme. Sono contro la specializzazione, perché penso che comunque in una redazione non c'è la specializzazione. Tanto all'inizio la cosa migliore è fare cronaca, perché la cronaca è quella che comunque permette al giornalista di formarsi. Fare cronaca significa cambiare argomento ogni giorno, occuparsi un giorno di giustizia, un giorno di spazzatura, un giorno di immigrazione, ed è quella che poi permette ai giovani di cambiare argomento, di cimentarsi con tante situazioni diverse. Un riferimento esplicito alla costante disponibilità che si richiede a chi è impegnato nel lavoro giornalistico. Io certe volte vedo dei giornalisti che fanno questo lavoro e dico: scusate, ma allora potevate fare impiegati dal catasto. E alla fine, sul giornalismo, una frase che Bianca Berlinguer ascoltò un giorno da Eugenio Scalfari. Giornalisti ci si diventa, ma poi c'è anche chi ci nasce.